Un dibattito molto interessante per poter parlare delle tematiche che l'Unione Europea dovrà affrontare con i giganti dell'informazione, in particolare il caso Google e Google Android, ma in particolare tutte le sfide che l'Europa dovrà affrontare anche nei rapporti con gli Stati Uniti, nei rapporti con la Cina, nell'aumentare quelle che sono le possibilità di investimenti nell'innovazione nel continente. E in questo l'Italia deve agire come paese leader, in questo deve aumentare molto di più la propria potenza di investimenti in innovazione digitale, perché siamo troppo indietro ancora rispetto agli altri nostri competitor europei. Ci sono 20 volte meno investimenti rispetto alla Francia, 40 volte meno rispetto all'Inghilterra, 5 volte meno anche rispetto alla Spagna. In questo l'Italia deve mettere in atto una serie di norme che favoriscano gli investimenti privati in innovazione digitale, che favoriscano un ecosistema che possa far sì che aumenti lo sviluppo economico e aumenti l'occupazione. Non vergognandosi anche di copiare quelli che sono i modelli che funzionano meglio all'estero, dall'Inghilterra fino ad arrivare ad Israele. In generale capiamo come l'Italia deve lavorare all'interno di un ecosistema europeo su tematiche come affrontare l'innovazione tecnologica e gli effetti che l'innovazione tecnologica avrà sul mondo del lavoro. L'Europa deve agire in maniera fortemente unita. È una delle tematiche su cui la competizione globale sarà più forte se l'Europa non riuscirà ad essere unita. Si avranno casi come questi di abuso di posizione dominante da parte degli operatori americani, operatori cinesi che hanno delle risorse investite molto maggiori rispetto alle nostre. In particolare l'Europa deve agire unita sui temi dell'educazione e della formazione. Noi immaginiamo che ci possano essere tolti gli investimenti dell'educazione dal Fiscal Compact, che si debba investire sulla formazione di secondo livello per far sì che le persone che anche non si sono formate sulle determinate tematiche si formino sempre di più nel corso della propria carriera, perché è sull'innovazione e sul capitale umano che si giocherà la sfida di come riuscire a cavalcare l'onda dell'innovazione tecnologica.